Per quello che riguarda i tuoi ragazzi, come si stanno preparando, come li vedi, che risultati anche così approssimativi sul burattino stanno dando? Ti dico che non si sono quasi mai fermati, anche con il discorso pandemia si sono sempre bene o male smosso il cavallo e quindi sono sempre montati a cavallo e poi ultimamente hanno intensificato un po' più gli allenamenti e posso dire insomma sono molto ma molto soddisfatto del loro lavoro. Si dice che per Enrico Vedovini potrebbe essere l'ultima o comunque una delle ultime prima di appendere la lancia, come si vuol dire, al chiodo. È vera questa notizia? Sì, sembrerebbe di sì, però no, non lasciamo mai... Le speranze possono anche cambiare, insomma. Dai. Non ha nascosto la voglia anche di raggiungere un certo record? Sì, appunto. Poi la fame mi è mangiando, così dicendo. Metti caso che questa giostra vada nel verso giusto e tutto, potrebbe esserci anche un ripensamento. Io me l'auguro perché un giostratore come Enrico... che appende la lancia al muro, insomma, un pochino dispiace, ancora potrebbe dare... La decisione sua o del quartiere? No, è una decisione che ha espresso lui. Ragazzi, qual è il programma della settimana del quartierista? Più o meno qual è il calendario? Allora, cominciamo stasera con la serata Cinema sotto le stelle e cena americana, quindi tutte specialità, ali di pollo, ribs con la salsa barbecue, insomma tutte specialità americane. Poi proseguiamo domani sera con l'aperitivo hawaiano e sempre serata tutta a tema hawaiian, quindi drink a tema, decorazioni, giochi, così. Poi il 28 è la nostra serata di punta che è la cena al contrario, per il quale siamo sold out, quindi siamo molto contenti nonostante abbiamo dovuto dimezzare i posti, però siamo contenti. Domenica 29 i bambini, giornata dedicata ai bambini, mentre il 30 facciamo una serata più rilassante con Sara Banda. Il 31 abbiamo una serata... Esatto. Poi pizzeria normale. Mentre il primo c'è la serata del gruppo donne che si chiama il ciclone giallo cremisi, quindi una serata tema spagnolo, e il 2 proponiamo la cena bendata, quindi un po' una novità rispetto ai nostri classici. In che cosa consiste? In pratica le persone dovranno fare, ad ogni portata mangeranno bendati, dopodiché dovranno compilare un foglio indovinando quali ingredienti hanno mangiato e ci sarà poi un vincitore finale. Che cosa si cucina qua? Anzi, chiediamolo a loro. Lei è la capocuoca, come si chiama? No, io non sono capocuoca, Marta. Marta, che stai facendo? Sto cuocendo le zucchine alla griglia. Buone ragazzi, sì, buone. Sì. Che si mangia bene. No, è capocuoco qui, capogriglia, no, è lui, è Luca. Allora, andiamo da Luca, sì, Luca. Andiamo da Luca. Eccolo. Luca è alla ceccia, capocuoco. È il momento meno opportuno però ragazzi. Lo so, è un secondo solo per dirti. Salsicce, dimmi cosa c'hai sulla griglia. C'è tagliata, salsicce, costoliccio, rigatino, scamarreta, un po' di tutto, per tutti i gusti e tutte le bocche. Vai, grandissimi. Allora, vediamo un po' che cosa... Senti là, è lui, il cuoco. Da quest'altra parte si mette a posto quello che cucina lui. No. Si fa collaborazione, se no è durissima. Anche il sudore lo dividete. No, una cosa pazzesca. Oh, stasera c'è il demonio qui. Sei d'accordo con tutte queste limitazioni a questa giostra? Ma senti, la condivisione è totale da parte di tutte le autorità competenti, insieme assolutamente alla Consulta e tutti e quattro rettori all'unanimità. Le restrizioni ci sono, si sapevano, le abbiamo condivise fin dall'inizio. Ci sono alcune cose, ti posso dire una su tutte, la chiusura dei corsi d'aria, forse è la restrizione a cui noi rettori siamo meno favorevoli, diciamo così. Però per il resto fondamentalmente restrizioni non ce ne sono, nel senso fermo, tolto anche purtroppo anche le meno persone in Piazza Grande, ma se no il resto, come vedi, le serate saranno con le sue dovute cautele, con le sue dovute, voglio dire, osservazioni a quelle che sono le regole, però voglio dire, alla fine sono convinto che verrà fuori comunque una settimana pre-giostra importante, e anche la giostra, quando da lunedì saremo in piazza, sicuramente ritornerà ad avere il suo appiglio. Già guarda, respirare quest'aria per il quartiere, come vedi, non ti fa pentire il fatto di aver deciso, sì, la facciamo? No, assolutamente. Ne sono sempre più convinto di questa scelta che abbiamo fatto.